quindi prima campana meno 19, primi punti a meno 18, subito davanti con la Gualtieri, sembra essere partita con un certo piglio questa vittoria. Con la Gualtieri c'è la Longaretti nelle prime posizioni. C'è anche Elisa Granato in terza posizione, Agnese Dominoni allunga con la Gualtieri, ha deciso di andare a prendere i primi punti con una certa decisione l'atleta dell'Associazione Sportiva Padernese, punti di meno 18, 55-247, 55-247. Quindi poi i punti proprio per Gualtieri e Granato. Adesso Agnese Dominoni davanti con in seconda posizione Arianna Cecchinè, punti di meno 17, numero 3 e numero 206 206. Gruppo già sfilacciato, partite fortissimo, adesso sono proprio intanto numero 297, prima munizione 297, punti di meno 16, 152 206. Quindi primi punti anche per Giulia Marelli, vuole tentare di portarsi la qualificazione, di mettere la qualificazione in ghiaccio, come si dice in gergo, il più presto possibile. Siamo alla volata dei punti di meno 15. ...297 256 297 256. Primi due punti per Eleonora Dal Santo e primo punto per Matilde Napolitano. Sono 7 le atlete a punti fino a questo momento, il primo gruppo è ancora relativamente compatto, il resto è un po' sfilacciato e siamo ai punti di meno 14. Numero 3 e numero 55 tornano Agnese Dominoni e Cora Gualtieri, hanno preso altri due punti. Adesso Matilde Napolitano, l'atleta di casa, che si è messa in testa al gruppo, ridotto ad una decina di unità quando siamo ai punti di meno 13. 256 152 256 152. Sempre a 7 le atlete a punti con Giulia Marelli adesso davanti, poi Cecchinè per i punti di meno 12. 106 206 152 206 152. Qui non bisogna mollare perché non sarà necessario, non sarà sufficiente anzi fare punti, quando invece a fare i punti è di meno 11. 22 108 22 108, nei primi due punti per le due attività, da parte dei punti per Alessia Crespi e Giorgia Brusadelli. E adesso siamo alla volata dei punti di meno 10. 3 55 3 5. Questo è il secondo gruppo. Abbiamo notato che Agnese Dominoni e Cora Gualtieri vanno a fare le volate agli stessi giri, ma siamo a quelli di meno 9, 3,55, ecco. Sono più che sufficienti per andare in finale. Questi 8 punti di Agnese e 5 punti di Cora. Vediamo se intendono continuare, no, aspettano il gruppo, saggiamente attendono
il resto del gruppo quando siamo ai punti di menotto. ...206-46... primo punto per Giorgia Stetco, grazie. E siamo già ai punti di meno 7. 46-256-46-256. Intanto al prossimo passaggio mancheranno 6 giri con l'atleta della hotelistica Rosetta Di Merate, particolarmente attiva negli ultimi giri. Matilde Napolitano 256-152-256-152, sarà interessante vedere in finale sia Matilde che Giulia Morelli, che è rimasta abbastanza coperta in questa fase. Adesso si è un po' stabilizzata l'andatura, adesso Stefco davanti al passaggio, ultimi 5 giri. Numero 3, numero 297, 3, 2, 9, 7, Eleonora Dal Santo va a prendere il terzo punto, adesso è Dominoni Dal Santo, c'è un'azione all'esterno della ragazza dell'Inline 360, Elisa Granato, che ha dato un bello strattone per i punti di meno 4. 247-152-247-152, tanti traguardi da seconda per Giulia Morelli, invece tre punti importanti per Elisa Granato, che adesso vediamo se ha l'intenzione di continuare, se dietro il resto del gruppo lascerà fare, così sembra, punti di meno 3. Vai, 247-152-247-152, ormai sembra che tutti gli atleti in gara abbiano ormai la qualificazione in tasca, per cui gli atleti del primo gruppo almeno abbiano la qualificazione in tasca, o in caso contrario provino ad andarsi a giocare tutto sulla ultima volata. Un guardo di meno 2, Elisa Granato sempre in fuga. 247-297-247-297, altro punto importante per Eleonora Dal Santo. Sono 10 le atlete a punti, vediamo quante saranno rimaste in gara, non mi sembra molte di più. Punti di meno 1 e ultimo giro per Elisa Granato, 247-22, e altro punto, terzo punto per Alessia Crespi. Vediamo se verrà lanciata la volata, e per proprio Alessia Crespi davanti. Arriva Elisa, arriva Elisa, tranquilla, con 297-3-206 sul traguardo finale. Grazie ragazze, ci vediamo, la gara non può essere ancora dichiarata conclusa, ora quasi, ora sì, ci vediamo più tardi in finale. Partita anche la seconda semifinale con Marina Laga che si veste poco dopo la partenza, quindi abbiamo subito davanti Raga Gaia Cazzariga in seconda posizione, adesso rimpiazzata al secondo posto Danina Corradini, suona la campana. Sara Passero è la seconda classificata e subito Magna allunga lo strato del gruppo.
campionessa italiana di San Benedetto del Tronto, 120-294, 1-2-0, 2-9-4, Sara Pass, anche lei medagliata, campionati italiani, una bella gara. Adesso Chiara Castaldini che prova ad andare a ricucire lo strappo. Intanto numero 246, prima ammonizione. 294, 120, 294, 120. Non riesce a ricucire lo strappo Chiara Castaldini. Adesso Anna Zanetti capisce che se vanno via queste tre non le riprendiamo più, e quindi provano a chiudere il gap quando siamo ai punti di meno 16. 120, 294, 120, 294, sempre Marina Raga e Sara Pass. Adesso è entrata nel giro dei punti, nel giro più che altro dell'azione, in fuga anche Chiara Castaldini, punti di meno 15. 294, 157, 294, 157, Sara Pass e primo punto per Chiara Castaldini. Vediamo, ci sono Anna Zanetti e Cecilia Conca in testa al gruppo degli inseguitori, non sembrano convintissimi, ma c'è un'azione di Sara Ferri che la prova a chiudere. Adesso siamo ai punti di meno 14. 157, 120, 157, 120. Sale 3 punti Chiara Castaldini, sono invece 6 per Raga e Passo. Sì, è la tetra di Lanca 60 che adesso prova a chiudere, ma mai una Raga da un altro strappo per la volata dei punti di meno 13. 120, 157. E adesso c'è Sara Ferri, c'è Cecilia Conca, sono in 5, sono in 5, il resto del gruppo si è un po' perso per strada. E adesso l'atleta dell'Inline 360, punti di meno 12. 246, 157, 2, 4, 6, 1, 5, 7. 2 punti per Sara Ferri, adesso sono 4 le atlete a punti e sono più o meno in 7 grosso modo. Poi sono sempre adesso Castaldini dai punti di meno 11. 157, 246, 157, 246. Adesso è tornata davanti Maina Raga, poi c'è Sara Ferri, poi c'è Chiara Castaldini, poi c'è Cecilia Conca, queste le prime 4 che vanno ai punti di meno 10. 120, 246, 120, 146, 246, scusate, 120, 246. Soltanto 4 atleti a punti, passano in 11, sarà importantissimo il traguardo finale quando al passaggio però saranno in palio i punti di meno 9. 157, 106. Entra nel giro dei punti anche Cecilia Conca, importantissimo questo suo punto. Tanto c'è anche l'altra atleta della polisportiva di Bellusco, Nina Corradini, nel secondo gruppo, ma nel primo sono sempre loro, sono rimasti in 4, punti di meno 8. 106, 120, quindi altri 2 punti, i primi 2 punti per Cecilia Conca. Ora adesso Maina Raga, poi Sara Ferri, poi Chiara Castaldini, poi Cecilia Conca, quando al passaggio sono in palio i punti di meno 7. 246, 157, 246, 157. Grazie,
si stacca leggermente. Cecilia Conca ha fatto tre punti molto importanti, sembra comunque avere un buon vantaggio sul resto del gruppo. Punti di meno 7. .246 157 246 157. E qui adesso si guardano, c'è Alessia, c'è Nina Corradini, l'abbiamo vista prima nel secondo gruppo, ma adesso la testa della corsa è al traguardo dei punti di meno 5. 120 157 120 157. Ecco le tre di testa, 157 246 157 246. E qui si comincia, qui c'è uno sprint per evitare il doppiaggio e perdere eventuali punti, ma non è caso perché hanno fatto i punti solo 5 atlete. Punti di meno 3 per la testa della corsa, 157 246. Il resto del gruppo è molto sfilacciato, sarà questione di questo gruppetto di 7. Quando siamo agli ultimi due giri, qui c'è, è passato il gruppo Zanetti, ma intanto 120 246, 1 2 0 2 4 6. La testa della corsa, al passaggio Campana, e ultimo giro per la testa della corsa, che adesso è a metà curva. C'è Elisa Viscardi che sta dando tutto per evitare il doppiaggio, 120-246, passaggio di meno 1, e anche un buon fair play sembra da parte delle tre, però adesso deve dare tutto Elisa Viscardi. Cercano proprio di non doppiarla, ma è benissimo, buon fair play. Maina Raga, Sara Ferri, Chiara Castellini arrivano salutando il pubblico, passano 11, quindi bella stavolata. Quindi ragazzi, ci vediamo più tardi per la finale. Elisa Viscardi in versione Paola Pezzo, Olimpiadi 96, siamo